Chiedono libertà, solidarietà e un permesso di soggiorno i migranti che hanno sfilato da Piazza Mancini alla prefettura di Napoli sotto Piazza del Plebiscito, ma soprattutto chiedono che le stragi in mare abbiano fine. Nonostante le condizioni in cui vivono, hanno trovato la voglia di urlare per un giorno che una vita diversa è possibile. Tante le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, tra cui la Comune, il Forum Antirazzista della Campania e l'Associazione 3 Febbraio. Ascoltiamone il responsabile Gianluca Petruzzo. Il diritto è quello all'accoglienza e perché ogni essere umano sia libero di circolare in questo mondo. Non capiamo perché le merci possono circolare liberamente, i veleni, le droghe, non possono farlo gli esseri umani. C'è un'emergenza grande, che è quella dell'accoglienza dei profughi, che vengono maltrattati letteralmente negli hotel, non fanno la bella vita come si dice, ma vengono costretti a stare in questi hotel perché i proprietari devono lucrare. Noi chiediamo un soggiorno umanitario per tutti i rifugiati, di modo che possano avere la libertà di circolare direttamente, di uscirsene dagli hotel e quindi di procurarsi in maniera autonoma la propria vita. A chiedere piena accoglienza per quanti fuggono da luoghi di guerra erano in tanti. Una manifestazione pacifica i cui cori inneggiavano alla pace e alla solidarietà. Ascoltiamo Fatima, presidente dell'associazione AMEF. Abbiamo deciso di manifestare per la libertà, per la solidarietà verso i nostri fratelli che in questo momento si ritrovano nelle strutture veramente abbandonati. Che ingabbiati, diciamo, noi vogliamo dire a tutti che sono esseri umani, non sono animali. Quindi invitiamo tutti a sostenere questa iniziativa per la solidarietà verso tutte le persone che in questo momento si trovano nelle strutture chiuse e senza libertà, perché senza un permesso di soggiorno non siamo nessuno.